però per quanto riguarda voi la nostra città abbiamo dei problemi immensi. Ecco, abbiamo noi 150 centri anziani chiusi, quindi lasciamo a casa 90.000 più persone che non sanno dove andare, dove passare un'ora di tempo. Sono veramente messi da una parte. Noi diciamo no, e per questo diciamo al nostro futuro sindaco, perché crediamo in questa cosa, che dobbiamo fare questo per i nostri pensionati. Innanzitutto è un piacere enorme. Io credo che Roma, i centri di ricreazione per gli anziani siano un fatto fondamentale, e quindi noi faremo massima attenzione per la riapertura di tutti i centri anziani, e faremo soprattutto attenzione al fatto che la memoria e l'esperienza di questo paese, che di fatto è conoscenza, sia messa a frutto anche per realizzare lo sviluppo di questa società. Loro possono ancora dare tantissimo a questa città, già hanno dato tanto, se noi ci ritroviamo, voglio dire, un patrimonio fino anche immobiliare, un patrimonio di esperienza, di vitalità, lo dobbiamo a chi negli anni 50, 60, 70, 80 ha tirato la carretta e ha fatto sì che questo benessere poi si trasformasse in benessere per le future generazioni. Ecco, noi ci dobbiamo ricordare che questa esperienza è frutto di una grande passione, di un amore verso la patria, verso le istituzioni, verso le persone. E il sindaco di Roma ce la metterà tutta insieme a queste forze valorosissime per fare in modo che questo clima intergenerazionale sia la vera forza della città, perché è sempre il nonno che sta col nipote, sempre di più il nonno che sta col nipote e consente al papà e alla mamma di lavorare.